Altre informazioni, oui? Credo che alcuni pezzi dell'armatura siano qui in città. Pare che un antiquario locale ne avesse uno nella sua collezione personale. Nessuno sa se fosse l'originale o solo una copia, anche perché il proprietario è sparito nel nulla, lasciando il negozio chiuso. Se Von Croy non ha quel pezzo, magari si trova ancora lì. Ho fatto parecchie ricerche al riguardo ed è probabile che alcuni pezzi dell'armatura si trovino all'interno delle stesse catacombe. Fai attenzione. Mi giungono voci che anche gli uomini di Von Croy setaccino quei tunnel. Apparizioni di Seth iniziano a manifestarsi nei luoghi di culto antichi della città. Devi muoverti a trovare la libreria. Lodato Allah, per un momento avevo creduto d'essere morto per certo. Ti prego, per la tua stessa sicurezza, prendi queste chiavi e nasconditi nella piramide di Menkari. Salva te stessa da queste abominazioni. E così l'allievo supera il maestro. Mi congratulo per la tua agilità. Raccogli il premio dal suo piedistallo, te lo sei meritato. Mentre tu cercavi di arrivare fino a qui, io ho esaminato l'iscrizione. Avverte di una maledizione per chiunque provi a rimuovere l'iride. Complimenti, Lara. Ricordati, all'interno della libreria deve nascondersi la via per raggiungere il palazzo di Cleopatra. Von Croy non dovrebbe sapere che hai trovato la libreria, ma i miei informatori locali affermano che ha arruolato nuove forze per cercare un'altra via di ingresso. Per adesso siamo in vantaggio, ma dobbiamo muoverci in fretta se vogliamo mantenerlo. Ricorda che la grande libreria era una sorta di università per l'antica Alessandria. Sarà piena di invenzioni, scoperte ed enigmi. Dovrai muoverti con la massima attenzione. Buona fortuna, amica mia.
L'iscrizione diceva: una notte, in sogno, mi comparve lo spirito della Sfinge. Nel suo parlare riconobbi parole di grande saggezza. Tutmose, ecco il tuo destino. Le terre d'Egitto saranno per sempre sotto il tuo dominio. In cambio, concedimi protezioni dalle sabbie del tempo. Come te, anch'io dovrò essere libero da capo a piedi. E insieme assisteremo alla divina bellezza della creazione. Metti via quella pistola. Mi manda Azisa. Mi aiuti, straniero. Muoio dissanguato. Ho cercato di nascondermi, ma quelle cose hanno sentito l'odore del sangue su di me. Cerco la frequenza delle mine. Devo tornare da Azisa attraverso questa trappola per topi con entrambe le gambe al loro posto. Ah, ho fatto un buon lavoro con le mine, eh? Non che sia servito. Siamo tutti morti, o sul punto di esserlo. Dove sono gli altri? Mi servono i codici di detonazione. Saida, il mio compare, giace oltre il ponte, in mezzo a un nugolo di mosche. Mentre ci ritiravamo, qualcosa di nuovo che non avevamo mai visto prima è arrivato dall'ombra come un lampo e ha preso la sua testa. E il codice? Ah, nella sua testa, dentro la creatura. Ho bisogno di quel codice. Prova a perquisire il suo corpo. Lasciami adesso, sono alla fine. Devo prepararmi a incontrare il mio Dio. Vieni pure, Lara. Ti stavo aspettando. Avvicinati, ragazza, non avere paura di un vecchio collega. Mi trovo costretto a rivendicare il possesso di un'armatura che mi appartiene. E in cambio? Ti infonderò nuova forza mentre quelli accanto a te appassiranno. Potrai impartire il dono della vita o della morte a chiunque ti stia vicino. Si inginocchieranno ai tuoi piedi come in adorazione di una divinità. Ne ho già abbastanza di spasimanti. E poi concedi una mano a uno sciacallo e lui si mangerà l'intero braccio. Da non credere. La tavoletta è tornata a quella stessa sabbia che la generò sotto la cittadella di Saladin nell'antica Cairo, anticipando l'avvento di un lontano millennio. Quando la costellazione di Orione sarà allineata, il cerimoniale sarà compiuto e Set imprigionato. Che sorpresa, mia cara! Un'altra visita inattesa! Vedo che hai trovato la pergamena che abbiamo riportato alla luce. Lettura interessante, eh? Interessante solo se si sa a cosa si riferisce. Proprio così, mia cara. L'armatura da sola non è altro se non un reperto raro, ma insieme all'amuleto e alla tavoletta cerimoniale diventa un importante artefatto magico risalente alla notte dei tempi. Non c'è solo la somma di alcuni pezzi in gioco, Von Croy. Hai sentito parlare dell'Apocalisse? Qui c'è in ballo il destino del mondo. Imprigionare lo spirito di Set, posizionare l'armatura sulla statua al volgere del millennio e tutte queste altre leggende sopravvissute al trascorrere dei secoli. Sono un ricercatore, non un mago esorcista. Stupidi, inseguitela! Grazie al cielo ce l'hai fatta. Von Croy,
Se non avessi visto con i miei occhi, non ci crederei. È posseduto da Set. Vieni via da lì, John. Ho l'impressione che il peggio debba ancora arrivare. Sta scavando sotto la cittadella, nella volta del crociato, alla ricerca della tavoletta cerimoniale, quella che spiega come procedere al confinamento di Set. Fa attenzione, Lara. Temo ci siano cose laggiù che nessun uomo avrebbe mai dovuto vedere. Non sono un uomo, Jean, e sono sempre molto, molto attenta. Ci siamo. L'antica tavoletta cerimoniale. È ora di prepararci. Antiche credenze. Dimentica queste sciocchezze e vieni qui. Non ho affrontato frecce avvelenate e trabocchetti infernali per la gioia dei tuoi compagni di accademia. Credo che dovremmo rispettare questo luogo. Ah, e tu saresti la famosa archeologa avventuriera che risponde al nome di Lara Croft? No, no, io sono il noto archeologo avventuriero Werner von Kroy e tu farai quello che dico io. Vai verso il muro e tira quella leva. Cosa dicevi prima? L'irriverenza conduce alla sconsideratezza. So quello che faccio. Tiri subito la leva, Miss Croft. Se insiste tanto, Mr. von Kroy. Bisogna avere fede in chi ha più esperienza di noi, ragazza mia, e potrai imparare che... Cosa dicevi? La mia gamba! La mia gamba! Sono intrappolato! La mia gamba è intrappolata! Aiutami, Lara! Aiutami! Tieni duro! Vengo a salvarti! Cosa diavolo è successo qui? Dove sono tutti i miei uomini? Ne ho incontrati un paio. Sembra che abbiano sigillato tutte le uscite. Bene. Bene. Questo è bene. Deve aiutarci a... a liberare la città. Sono solo in cerca di direzioni. Devo raggiungere la cittadella. Ah, questo non è bene. Quello sembra essere l'epicentro dell'attività. Attività? Tutto è cominciato quando i cieli si sono oscurati. Una creatura del passato ha investito i miei uomini come una tempesta di fuoco. Sono riuscito a posizionare il nostro camion delle munizioni davanti alla bestia, pronto a far esplodere il suo carico. Ma è stato allora che con un improvviso impeto ci ha ricacciato indietro. È come se avesse capito il nostro piano. Bestia o non bestia, sergente, devo entrare in quell'edificio. Hai coraggio. Forse... Mentre ci ritiravamo, abbiamo minato alcune strade per evitare una contaminazione.
Due dei miei uomini sono ancora là, vicino al cimitero settentrionale. Uno di loro custodisce la frequenza per il detonatore, il secondo l'altra metà del codice per attivare l'esplosivo. E se li dovessi trovare? Digli che ti manda il sergente Azeez. Ho sentito la tua motocicletta. Una volta che hai i codici, portami al camion munizioni. Devo eliminare la barricata. Fai in fretta, ragazza, non farò parte di questo mondo ancora a lungo. Sei una donna forte. Lara, anche tu non te la cavi niente male, sergente. Hai i codici. E adesso? Dopo tutto quello che abbiamo passato, non credo proprio. Si tratta solo di un'assicurazione. Contro cosa? Contro di te, se vorrai impedirmi di compiere il mio dovere. Qualcuno dovrà guidare questo camion contro di lui. Kamikaze. Qualsiasi cosa per il bene del mio paese. Ci rivediamo nella prossima vita. La tua moto avrà bisogno di modifiche per superare alcuni ostacoli. Un iniettore di perossido di azoto nel carburatore dovrebbe darti la spinta giusta. Muoviti, ragazza! Portami i codici! Perle di saggezza, davvero lupo di mare.
Nessuna ricompensa per te questa volta, Lara. Peccato. Spingi in avanti insieme a sinistra e destra per muoverti sulla superficie fino a quando non raggiungerai la riva. Quindi premi azione per uscire dall'acqua.